a Milano. Allora, io dunque ringrazio Enzo Tortora per questo gesto, questa sua stessa testimonianza che aveva dato a quell'epoca, questa solidarietà. Lo ringrazio moltissimo anche per essere venuto qui oggi, sottraendosi ai suoi impegni, e quindi anche, lo ringrazio anche per tutta la campagna elettorale, che certamente è stata dove c'è stato un simbolo un po', che era un po' quell'arresto, no? Quelle manette e quella foto di Enzo Tortora con le manette, e che forse è stato a buon diritto, no? Mi pare che sia stato un po' il simbolo che ha portato poi alla vittoria delle elezioni. Allora io lo ringrazio e gli cedo la parola. Grazie, ma io metterei in quell'elenco di fortezze ancora potentissime nel deserto dei Tartari anche la fortezza del diritto. Meglio la fortezza della giurisdizione, meglio ancora la fortezza dei poteri dei magistrati. A questa fortezza, che fino alla vigilia del referendum era ritenuta per volontà freddamente calcolata da parte dei partiti italiani, tutti o quasi tutti, o senz'altro i più grossi, era ritenuta inattaccabile, indiscutibile addirittura, a questa fortezza che noi abbiamo motivo di ritenere, e non occorre essere intellettuali per comprenderlo, fortezza decisiva per il vivere o il non vivere in uno stato di diritto, per il vivere o il non vivere in uno stato di polizia, per il vivere o il non vivere in uno stato totalitario, a questa fortezza demmo l'assalto in pochi straccioni, una specie di armata Brancaleone, quella solita, quella che a questo vecchio decrepito paese, pure nel corso di 20 anni, ha offerto, non ha imposto, ha offerto istituti quali il divorzio per chi eventualmente ne avesse avuto necessità, sottraendosi alla vergogna del carcere per l'adultero, alle prediche di Monsignore che squalificava i concubini da un pulpito. Abbiamo avuto da questa banda di straccioni, della quale mi onoro di far parte, la non punibilità dell'aborto, che sottrae la donna a pratiche di per sé stesse dolorosissime, ma se scelte con riferimento alla sua volontà, per noi assolutamente legittime. E abbiamo sottratto anche queste pagine vergognose del costume cattolico italiano vicende terribili, con l'acquisizione finalmente di una nuova legge che non consideri più reato quello che è già di per sé stesso dolore e dolore profondo. Altre battaglie da questa armata Brancaleone, con fatica immensa e incomprensione totale da parte dei cosiddetti intellettuali, abbiamo condotto, e Verdiglione ha avuto la bontà di ricordare che una piccolissima parte della storia di questa armata di stracciaculi che difendevano solo zingari, omosessuali e puttane, questo diceva l'intelligenza ufficiale del nostro paese, servendosi anche di quella fotografia, di quell'immagine, di quella storia, peraltro identica alla storia di moltissimi, ha operato in questo paese il 9 novembre addirittura l'inaudito. Addirittura ha vinto una battaglia culturale, sia consentito dirlo a un cosiddetto showman, perché quando volevano sbarazzarsi di qualcuno mi chiamavano lo showman, senza rendersi conto che lo show non lo stavamo facendo noi, ma lo show, e devo dire della marca più squallida, ma spettacolare, lo stavano facendo loro. Ebbene, questa vittoria dei sì, che sono grandinati, festosi, allegri, come dopo l'afa e l'intollerabilità di un
temporale che gravava su questo paese, in cui tutti sapevano che venivano commesse ingiustizie in nome della giustizia, ecco che, nonostante la perfida volontà, lo ricorderete, questi referendum sono inutili, ma cosa ci andate a fare? Mandate a pesca, sono un imbroglio, gli italiani non capiscono quello che devono votare, quasi che in altre occasioni, quando l'italiano, il cittadino italiano vota, ad esempio per le politiche, conosca esattamente o debba conoscere o possa conoscere esattamente quale sarà il destino, che è sempre multiforme e atomizzato, della scheda che introduce nell'urna. Quindi per ingoiare voti e farne massacro attraverso la direzione dei partiti, il cittadino va benissimo. Ma quando doveva, su temi di per se stessi evidenti, solari, come quello della responsabilità civile del giudice per colpa grave, noi chiamavamo i cittadini indignati da quello che tutti sanno ma che nessuno osava dire alle urne, e allora dicevano che erano materie troppo sottili, troppo sofisticate per essere affidate alla scure del referendum. Ne sentì in modo particolare di cotte e di crude. Lessi questo fronte del no con angoscia, perché mi richiamava veramente anni che ritenevo di considerare seppelliti per sempre. Ritornavamo agli anni in cui i professori di questa intelligenza che osarono sottrarsi al giuramento del fascismo erano 12, dico 12, questo paese ha dato solo 12 intellettuali nelle università italiane che si sottrassero al giuramento dello Stato etico. Ed ecco allora questo circuito ossessivo, quotidiano, infernale, questo circuito fatto di caro Indro, caro Norberto, caro Eugenio, caro Alessandro, circuito riprodotto, ripeto, ossessivamente sui quotidiani, che invadevano proprio il piccolo, per fortuna piccolo, mondo dei non lettori, ogni giorno, ogni minuto. Adolfo Beria d'Argentin, Adolfo Beria d'Argentin, sono tre nomi che anche staccati a me danno curiose sensazioni, che scriveva addirittura, io credo abbia impiegato le ultime settimane a scriversi persino sul risvolto dei calzoni, perché ormai spazi a disposizione non esistevano più, erano tutti occupati, tutti impegnati, e insomma questo circuito sterile, masturbatorio, abbiamo dimostrato che vale quello che vale, cioè grazie al cielo nulla, nulla. Sì, forse i quotidiani più scelti per motivi che nulla hanno a che vedere con la cultura e che si sfogliano per sapere cosa danno stasera al cinema o vediamo chi è morto giovedì, mettevano questi titoli terroristici, il salto nel buio, già sentita anche questa, oppure, che posso dirvi, non andate a votare, come impudicamente scrivevano alcuni quotidiani milanesi. Non ha funzionato questa trappola. E mentre lasciamo a questi sommi sacerdoti del caro Indro, caro Giorgio, caro qui, caro là, l'esame dei motivi della loro sconfitta, dobbiamo oggi addirittura assistere a una cosa ancora più comica, ma che ci dimostra come questo partito di straccioni abbia ancora una volta toccato il nervo, il cuore del problema. La reazione di questi magistrati dopo il referendum, che hanno scelto di riunirsi in luogo emblematico, addirittura in crociera, dando esatta l'immagine della giustizia a bagnomaria, privilegiando una nave dal titolo e dal nome altrettanto sintomatico, l'Achille Lauro, che ha avuto in Giorgio La Malfa il suo Abu Abbas, che vi è salito fra il tripudio delle toghe, perché ha tenuto un comizio addirittura circense, rifiutando i risultati stessi, 21 milioni di italiani, superando
la formula etrusca, antica, vetusta, del quesito referendario, che è come tutte le richieste che lo Stato fa al cittadino, e questo però vale per tutto, non soltanto vale per il referendum, espresso in termini addirittura incomprensibili, 21 milioni di cittadini hanno detto sì, hanno detto sì. Ora non vale, neppure questo riescono ad ingoiare. Stanno facendo il conto più assurdo, sommano chi non c'era, come avrebbe votato chi non c'era, che cosa avrebbe detto o non detto chi non c'era. Anche questa è cultura del pentitismo per conto terzi, vorrei dire. Ancora più infame di quella del pentitismo in prima persona. E sommano delle somme che ricordano quella dei dementi che si divertono a comporre addizioni tra addendi che tra loro non collimano, gli astenuti, più i no, più la parte dei no che forse se fosse andata ma non è andata, e arrivano a questo risultato, che se questa operazione è addirittura vergognosa dal punto di vista della democrazia, perché è una schedina, il referendum in cui c'è l'uno e il due, l'X non conta, ma questo lo sappiamo dall'adozione dei referendum. Se adottassimo quello che dall'Achille Lauro come fil di fumo e che fumo si levava nei giorni scorsi insieme ai guaiti, insieme ai minacciati Karakiri, insieme alle invocate Cobas delle toghe, se questo fosse vero, noi in Italia avremmo ancora per esempio la monarchia, perché sommando nel lontano referendum esattamente quello che ci consigliano di fare loro, gli astenuti, le schede bianche, quelle eterne con scritto non c'era ancora cicciolina, ma probabilmente ci sarà stata una cicciolina del tempo, c'è sempre stata ed è molto meno fastidiosa del personaggio morale di certi deputati che siedono oggi in Parlamento, ecco che avremo ancora la monarchia in questo paese. Applicando lo stesso concetto dei nostri magistrati dell'ala terroristica della magistratura, che vuole perpetuare il suo disegno e non vuole rassegnarsi all'evidenza, non avremo il divorzio, perché se anche in quell'occasione avessimo sommato i no o gli astenuti, ecco che il profilo di qualunque elezione verrebbe stravolta, sfigurata, e le regole del gioco che questi stessi con la Costituzione si sono dati, siccome non coincidono esattamente con le loro livide puntate, eccoli in questa imbarazzante situazione. Noi assistiamo, io in modo particolare, con molta tranquilla ironia a questo dibattersi, e sono probabilmente gli ultimi scossoni di fronte all'evidenza. Qui il diritto e l'applicazione del diritto nella fortezza, come diceva all'inizio, l'esercizio della giurisdizione e i poteri dei giudici debbono finalmente cambiare. L'hanno detto 21 milioni di italiani. Io non intendo tediarvi molto, ma alcune osservazioni intendo proprio farle. Come il fronte del no, il cosiddetto fronte del no, abbia costituito la radiografia più persuasiva del servilismo perenne di certa classe intellettuale italiana, che è sempre passata da uno stato di soggezione a un altro, non soltanto gloriandosene ma compiacendosene e rivoltandosi nel guado delle sue catene con una voluttà che voleva indicare al resto dei cittadini come esempio di buona cittadinanza. Il mito del magistrato che per definizione non può, non deve e non è giusto che sbagli, il mito di una giustizia che se sceglie un obiettivo, quell'obiettivo è indiscutibilmente quello che è maturato nella mente solitaria e spesso non normale, va aggiunto, di un pubblico ministero, è immediatamente l'obiettivo, anche se il più ingiusto,
anche se il più tecnicamente inesatto, l'obiettivo che tutto il resto della corporazione deve assumere per difendere, e per difendere che cosa? Il buon nome della famiglia, il buon nome della famiglia. E se qualcuno, qualche orfano, perché qui occorrono dei cenciosi che non abbiano assolutamente possibilità di interrompere quella catena di buone conoscenze che possono, per carità, pregiudicare i loro rapporti, urla loro in faccia, badate, state commettendo delitti, e allora capita quello che Leonardo Sciascia, un imbecille che militava nello sparuto esercito dei sì, perché sembrava che dall'altra parte ci fossero solo i geni, solo i migliori, e dalla parte del no ci fossero a parte gli stracciaculi, sì, Leonardo Sciascia, ma era evidentemente un incidente genetico, era così, era una bizzarria del caso, della storia. E se noi gli dimostriamo che questo teorema, che questa cupola, che questa costruzione nata semplicemente dalla ostinata affermazione dell'errore non può stare in piedi, perché provoca detenzioni atroci, provoca caccia alle streghe, provoca tunnel interminabili di attese dove gli uomini spesso si impiccano o non resistono a questo tipo di trita tutto che è certa giustizia alla quale noi vogliamo mettere dei freni. E beh, allora se l'orfano insorge, capita un po' quello che nei Promessi Sposi è un momento bellissimo, quando Renzo e Lucia irrompono disperati di fronte all'ingiustizia che veniva commessa nella canonica di Don Abbondio, e si ha una inversione delle parti. Don Abbondio, che era l'aggressore dalla parte dell'intellettuale, diciamo italiano, del fronte del no, sembra l'aggredito, e Renzo e Lucia gli aggressori. Così andavano le cose nel mondo, diceva Manzoni, nel secolo XVI. Così, diciamo noi, continuavano a andare le cose, e se non ci mettevamo la zeppa, noi, credete, sarebbero degradate fino a punti assai attigui a quelli che i compagni che provengono dall'est hanno conosciuto sulla loro pelle. Questo io intendevo dirvi, pregandovi che questa fortezza del diritto che noi abbiamo fatto così un poco tremare dalle fondamenta trovi nelle vostre pubblicazioni una collana di studi, ad esempio di critica o di semplice storia del diritto penale, perché affondando l'indagine, voi che siete uomini di scienza, in questa ininterrotta serie di arbitri, e trovereste, credo, riscontri che possono interessare anche la vostra attività di scrutatori delle anime. Non voglio farla lunga, ma il pentitismo, questo nuovo fiore, lurido fiore, questo concetto che emigra dal confessionale del tutto illegittimamente e approda con frastuono e addirittura con devastazioni di norme, di regole, di giustizia, di diritto nelle aule dei tribunali italiani, è uno dei momenti che hanno dato al nostro diritto questa forma di impazzimento e di barbarie. Il maxi processo, che rende mostruoso oggi un processo e soprattutto impraticabile dal punto di vista dell'esercizio della giurisdizione stessa e dell'esercizio della difesa. Io ero associato, ma ora vi leggerò anch'io una lettera che è giunta ieri sera da Regina Celi, a 850 coimputati. Il rito che può uscire da un mostruoso processo di questo genere, che credo neppure in Unione Sovietica come numero di imputati abbia forse mai avuto, e che da noi sta diventando cosa quotidiana, e il rito è impazzito, è come se si pretendesse in una città disegnata da Giotto, con le mura esigue e le strade strette, improvvisamente irrompesse la circolazione
stradale di Milano, saltano uomini di mattanza, dove al posto del tonno c'erano i cittadini italiani chiusi a mucchi nelle camere della morte. E costoro, rivelando come l'intellettuale italiano tutto sappia, meno che la realtà effettuale del paese, perché né Indro, né Eugenio, né Norberto, né Alessandro, né Ceppi, io lo chiamo Ceppi Modona, non Neppi Modona, si sono mai affacciati per un istante nella vergognosa realtà di certi processi penali. Forse qualche avvocato comunista, quando era mirato da un giudice, un amministratore comunista, ecco, allora scoprivano l'acqua calda, sapevancelo. E infatti sono arrivati in zona Cesarini, proprio perché delle due l'una, o sceglievano 7600 giudici, 7600 sono tanti i nostri magistrati, loro dicono pochi, ma così en passant dirò che sono per esempio il doppio di quanti ne hanno Inghilterra e Germania federale. E direi che in Inghilterra e in Germania federale l'esercizio della giurisdizione viene pur compiuto, ma da noi un terzo, cioè uno su tre di questi nostri crocieristi recenti sono impegnati in attività cosiddette extragiudiziali, cioè non sono in aula a dirimere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, sono negli uffici studi dei vari ministeri, sono impegnati e retribuiti ovviamente a parte come giudici collaudatori, come giudici. È il panorama, è la fotografia, è la radiografia della magistratura italiana come organigramma che noi abbiamo inteso mettere ben presente sotto gli occhi della popolazione italiana. E la popolazione che non è fatta di 7630 giudici, ma di milioni di italiani, queste cose le prova sulla pelle quotidianamente, gli intellettuali no. Gli intellettuali dicono è cosa di giudici, lasciamo a loro, vedranno loro, rispettiamo loro e noi vogliamo rispettarli quando sono rispettabili, vogliamo semplicemente che rispettino i diritti dei cittadini. Ecco, voi vedete questa tendenza eterna della delega della classe dei chierici a qualcuno, la Chiesa, la magistratura, il partito. Noi abbiamo una concezione, vorrei dire, protestante. Questa banda di straccioni è un cuneo, certo, fastidiosissimo, protestante, autenticamente protestante, in un corpaccio che non mi sento nemmeno di definire cattolico, ma addirittura clericale, del più basso clericalismo. Prima sentivo evocare Dreyfus, che segnò per la Francia la nascita dell'intellettuale, e forse prima ancora con Voltaire il caso Calas. Ma noi non abbiamo avuto Dreyfus nel nostro paese, non abbiamo avuto nulla. Non abbiamo avuto una riforma, dico nemmeno una riforma in senso religioso. L'ira di Lutero non ha mai attraversato la camomilla del Concilio di Trento. Qui ci nutriamo ancora di reliquie, qui c'è gente che giura che la sindone non solo è venerabile, ma essendo dichiarata falsa nel 1300, improvvisamente deve diventare vera e oggetto di culto nel 1987. Qui dobbiamo inchinarci, qui dobbiamo soltanto farci devotamente il segno di questa o quella fede e attenerci al parere dei nostri maggiori. Tutto questo ha un nome, essere servi. E credo che il reato più grave che io abbia commesso sia stato proprio quello di non essere nato servo, di non essere nato schiavo, di non essere nato cortigiano. I Dreyfus, ma in Italia li danno come resto nei bar, addirittura come caramelle col buco. Ricordate i mini assegni? Beh, non è un problema per noi trovare dei casi Dreyfus, qui ce n'è un altro. Ne abbiamo scritto dei libri, abbiamo radunato delle schede, sono gli Emilio Zola che scarseggiano in questo paese. Perché il caso Dreyfus, in cui se poi operate una semplice trasposizione di situazione, e che so, al posto dell'esercito, l'armée, intouchable, intouchable, nessuno può toccare l'armée, è cosa che riguarda l'armata. E se al posto dell'armata mettete la magistratura,
intoccabile è cosa che riguarda la magistratura. Non si possono risolvere problemi che concernono la magistratura con la scure del referendum, quasi che la scure non fosse invece nelle loro mani. Quando si arrestano 1200 persone in una notte, 1200 persone nella notte, e che Abbai in queste ultime ore, il mio ex pubblico ministero Olivares, che su un giornale ha avuto l'impudicizia di dire: ma no, ma se ci saranno stati 40 omonimi, 40 saranno stati tanti. Ma io me lo rivedrò questo signore me lo rivedrò, perché ieri ho presentato 3 denunce contro di lui, 1, 2, 3, e andremo avanti, perché questo pubblico ministero era l'uomo che durante un processo indimenticabile, io ero allora oltre che deputato anche imputato ovviamente, e me ne andavo dal disgusto a un certo punto, pigliavo l'aereo e andavo a Londra perché ero stufo, volevo vedere un processo serio, e io vedevo Merola e mi ero stufato della sceneggiata di Mario Merola, pigliavo un aereo, andavo a Londra dove vedevo un processo, andavo a Parigi e vedevo un processo, non una sceneggiata. Ebbene, questo pubblico ministero, avendo io avuto una condanna a 10 anni, improvvisamente mi disse in udienza: facciamo 6. E io sto citando cose che sono nei verbali. E dissi, come ha detto, facciamo 6. E io dissi: badi, signor procuratore generale, sono offerte da Mobilificio a Iazzone. Questo è un processo. Se io sono colpevole di quanto lei sostiene, non 10, non 6, perché eravamo arrivati a trattative da barcaiolo di Santa Lucia, e forse se io ci stavo, chi lo sa, il mio torto è stato di non starci. Se avessi detto facciamo 2, chiusa la cosa, era, e finiva a Taralucci e vino, e si andava tutti come un tripudio della stampa, che scriveva Tortora dovrebbe accontentarsi di un robusto sconto. Questi spaventosi servi. E dissi no, che appartenevo a quella categoria di uomini che non gradivano sconti, gradivano i conti, che devono tornare e torneranno. E ma quante ne disse questo pubblico ministero? Se Tortora viene assolto, mi farò ricoverare in una clinica psichiatrica. E io gli ho fatto sapere: occorre onorare gli impegni. Io mi dimisi, caso unico nella storia politica di questo paese, eletto, spinto dalla indignazione della gente, con 500.000 voti di preferenza, appena ricevuto dal premiato pentitificio napoletano 10 anni di galera, mi dimisi, io onorai una disonorevole sentenza, e costui onori la sua. Ma io mi dimisi non per passare all'avvocatura, come costui ha dichiarato a bordo dell'Achille Lauro. Quale avvocato arricchirà il foro italiano? O alla politica, ma il partito ce l'ha già pronto naturalmente, oppure alla pubblicistica. E io mi dimisi per rientrare altri 9 mesi lucidamente in galera e per dimostrare ancora una volta che cos'è il diritto oggi in mano a certi signori del diritto. Ma concludo perché io non ho mai detto che le carceri siano piene di Biancaneve o solo di Biancaneve. In carcere ci sono anche i colpevoli, in carcere ci sono anche uomini che hanno commesso cose per le quali scontano da uomini delle pene anche terribili e anche lunghissime. Ma la lettera che io ho ricevuto e che vi chiedo la cortesia di farmi leggere, poi ho concluso, a me che nel mondo della criminalità hanno gettato, a me che i compagni di cella erano spesso un matricida, un truffatore,
Io ero un comune, non avevo nemmeno la nobiltà di essere classificato un politico. Invidiavo la condizione dei politici, che perlomeno avevano una patente giusta o ingiusta, in larghissimi casi ingiusta, perché il processo 7 aprile è assolutamente identico al processo di Napoli. E ora ne sta nascendo un altro a Roma, di cui avevamo già i primi inquietanti segni. Egregio signor Tortora, queste righe sono classiche, io non ne aprirò 50-60 al giorno, è il foglio proprio rigato che l'amministrazione carceraria passa ai carcerati. Subiamo una regressione infantile, oggettiche, per esempio per chiedere un spazzolino da denti di plastica, e non occorre riempire un documento che si chiama la domandina. Non la domanda, ma la domandina, perché la regressione all'infanzia deve essere totale. La domandina. Io vidi a Regina Coeli il film dentro, io ero dentro, non al bar a parlare del caso Tortora. Un film di Alberto Sordi che si chiamava Detenuto in attesa di giudizio. Forse voi l'avete visto da fuori, vi siete divertiti. Io l'ho visto da dentro e avevo le lacrime agli occhi. Perché non è cambiato nulla, anche se il film è di 20 anni fa. Nulla. Al posto del bogliolo, i nostri bisogni li facevamo in 9, in una specie di tazza alla turca, assolutamente contigua alla tavola di formica, dove poi mangiavamo quello che il convento passava. E il secondino, l'agente di custodia, non si chiama più superiore, perché bisognava mettersi sull'attenti e dire sì, signor superiore, anche di fronte a ragazzi di 20 anni, ora si chiama agente di custodia. Al posto del bugliolo c'è il televisore, e devo dire che io avevo una profonda nostalgia del bugliolo, perché ci abbiamo perso molto nel cambio, ma io ero così, un criminale anomalo, mi ha definito il giudice di Persia, che diceva che come capo della Camorra io per 30 anni, dietro un paravento di onestà, avevo nascosto un pozzo di insondabile nequizia. Dunque è una lettera. Caro Tortora, comincio questo mio scritto cercando di rubarle il minor tempo possibile, confidando in una sua obiettiva lettura di quanto le esporrò. Mi chiamo Saiella Aldo. Non sono mai Norberto Bobbio, avete notato, non sono mai Indro Montanelli, non lo so. Saiella Aldo, detenuto in Regina Coeli, quarta sezione, conosco benissimo, dal mese di gennaio 86. Sono una povera vittima di quel mostro chiamato pentitismo. Sono 8 mesi che stiamo facendo una causa, 154 imputati, tutti accusati dal pentito Massimo Speranza. Una brevissima interruzione. Io da deputato visitai, prima di dimettermi, tutti i carceri, tutti, 190 italiani. Mi chiesi proprio al mio partito la possibilità di visitarli tutti. E andai anche da deputato nella stessa cella in cui ero stato come carcerato. Direi che il 30% della carcere di Regina Coeli era invaso da gente denunciata da questo Speranza Massimo, che è uno psicopatico, i cui stessi genitori, avendo costui dato prova di aver fatto questo mostruoso censimento dentro a lei, detenuti in attesa di reato, io ho intitolato, detenuti in attesa di reato. È una forma nuova che il nostro paese ha. Tortora è stato lungamente in attesa di reato. Qualcosa avrà fatto, poi intanto un mondo dello spettacolo, figuriamoci. È ancora Dreyfus, l'ebreo, l'uomo dello spettacolo. Chissà cosa fanno di notte gli uomini dello spettacolo. C'è sempre qualcosa di torbido. E mi ricorda quei vecchi nonni che dicevano no, non sposerai mai una ballerina, tutte queste cose, l'uomo dello spettacolo. Ebbene, Speranza Massimo ha spopolato l'urbe, ha riempito le galere. La moglie o i genitori di questo Speranza andavano, implorando perché malato di mente, a dire ai giudici: è pazzo, è un teste, rispondono i giudici. Ma andiamo avanti.
La perla del mio caso, cercando di essere più chiaro possibile, sono stato accusato, derelato, cioè per sentito dire, anzi per pentito dire. Dunque, sono stato derelato per una serie impressionante di crimini, omicidio, sequestro di persona, spaccio stupefacente. Durante le fasi istruttorie del processo, il signor Speranza, che in alcuni casi ha smentito le voci del sentito dire e ha portato variazioni sostanziali a qualche sua accusa, ha altresì aggiunto lo Speranza che in questura fu drogato, tentò di uccidersi e non so quali altre sevizie abbia subito. Ma voi ritenete che questo, detto dallo stesso testimone d'accusa, abbia un minimo valore? Ha detto, ha parlato, ipse dixit, con quella bocca, diceva uno slogan, può dire e fare tutto. Andiamo avanti. Non sono preoccupato delle brutture o meno che questo a me sconosciuto personaggio ha subito, ma il pubblico ministero, de siervo, alla quarta di assise, aula bunker, ha fatto per me la sua richiesta di condanna il giorno 14 novembre. Ebbene, ha chiesto, mi ha chiamato esattamente per questo, omicidio ergastolo, sequestro 27 anni, un episodio di droga che era un'accusa diretta, sì, ma poi smentita, 4 anni. Un altro episodio di droga in cui il mio imputato è il prete di Regina Celi, 4 anni. Le spiego il mio dramma. Io non sono un santo, sono quello che si dice uno che campa alla giornata. La mia audacia non è mai andata oltre il piccolo furto, reato per il quale ho subito una giusta condanna. Sono stato più volte carcerato, ma mai e poi mai ho fatto reati seri. Non ho menzionato il reato associativo, poiché in questo processo io non conosco nessuno e nessuno conosce me. Non ho potuto, il signor Ministero, dire molto sul mio conto, praticamente non ha detto nulla, tranne che abito in Ladispoli e vicino a me c'è un pronto soccorso. Beh, questo perché al sequestrato fu tolto del sangue, quindi io potrei essere un paramedico. Badate il riscontro che costoro chiamano logico, perché parlano di riscontro logico. Un pentito dice, sì, gli ho dato un chilo di, a me Monmelluso ne passava 8-9 chili per strada, tra Legnago e non mi ricordo dove, non mi ricordo, perché per fortuna gli dèi hanno di queste dolcezze, ogni tanto mi tolgono la memoria di questa intollerabile farsa. Io le ho dato 8 chili di cocaina, sì, lei, nel confronto, e lei che fa? La chiama Robertino, se si chiama Roberto, a me mi chiamava Enzino. Gli avevano levato il cappuccio, me l'avevano servito con un cappuccio, tra Legnago e, non mi ricorderò, ma che era come dire, tra Cinisello Balsamo e Rapallo, ecco, più o meno. E se invece dice, eravamo sotto la torre di Pisa, e il magistrato serio di Napoli, che cosa fa? Telefona ai carabinieri della tenenza di Pisa, verificate se c'è la torre. C'è? E questa è la logica della torre di Pisa. Eventualmente la torre pende, ah, pende pure, allora è quello. E siete fottuti, e non ridete, amici, e non ridete. Io non sto facendo degli humor, sto dicendo quella che è diventata la valutazione della prova in base a certo diritto che noi vorremmo un po' più storto, ecco, se fosse lecita l'espressione, ma diritto autentico. Andiamo avanti. Era un paramedico, è chiaro, abitava vicino all'Avis. Le premetto che io invece traffico con le automobili, faccio il meccanico carrozziere e all'occasione camuffo qualche macchina. Vedete, i detenuti colpevoli parlano soprattutto con me, che ho avuto in carcere un rispetto infinito. Io sono stato tanto rispettato in carcere quanto linciato fuori, con me non barano. Questa lettera, vi prego di credermi, ha l'irresistibile tono della verità, ma vado avanti.
camuffo qualche macchina. Non ho mai avuto rapporti con bande, organizzazioni e altre cose simili. E peraltro nessuno dei 154 associati dice io l'ho mai visto, né mai l'ho conosciuto, tranne Giustiniano, lo Speranza Massimo, che i suoi cachinni, le sue grida, le sue urla, ha riempito le carceri romane. Io, deputato, passavo nelle celle, tu Massimo Speranza, tu Massimo Speranza, tu. È una peste quando noi parlammo, quella dei Melluso, quella dei Pandico, quella di questi arnesi che sono entrati con lo scasso della legalità e della legge nel cuore della vita e della sicurezza della gente. Ho nel cervello la richiesta del pubblico ministero e le giuro che io non ho mai più chiuso occhio, e lo credo. Ergastolo, 27 anni, 4 più 4, 8. Orbene, so che lei ha veramente fatto qualcosa in merito alle prepotenze fisiche e psichiche che ci stanno facendo subire con queste farse dei maxi processi. Ed io vorrei chiederle, tempo permettendoglielo, di poter dedicare un attimo di attenzione anche a quest'altra mostruosa montatura e macchinazione che si sta consumando sulla pelle e i nervi di noi 154 imputati. Ma lo sanno i carissimi Indro, i carissimi Giorgio, i carissimi Norberto, i carissimi Alessandro, i carissimi Eugenio? No, non gliene fotte nulla. I loro giornali sono pieni di inchiestine sulla cucina del Medioevo, sono pieni di minutaglie se questo è governicchio o governone, sono pieni di queste pecette che mettono ininterrottamente a un sistema che ormai è ridotto per colpa anche di questa classe politica allo sfascio. Questo è l'etame. 154 cittadini in una gabbia che ha cominciato a essere esibita 3 giorni fa. Certo, il nostro processo non ha e non potrà mai destare il clamore del suo. E questo, vedete, ogni volta che io leggo lettere di questo genere le vivo come un'ingiustizia nei loro confronti. Sul mio processo, in fondo anche un poco sul suo, si accesero i fari della anche più livida, anche della più assassina pubblicità. Ma su queste storie ignote, che questo paese, che vive momenti di diritto dal furore islamico, si sta svolgendo a Roma, non a Darwin, Australia, non a Teheran. A Napoli eravamo in 1200, dice 40, dice il mio amico Olivares, 40, sì, allora 850 arrivarono, tra 1200 e 850, io non sono forte in aritmetica, quanto c'è? Dove sono evaporate queste centinaia di persone? Quando questi fatti si svolgono ancora oggi in un paese che si definiva culla del diritto, ebbene questo è un paese che se fosse serio non dovrebbe aprire più i forni per la distribuzione del pane e la domenica non dovrebbero suonare le campane. Lì, a girare il batacchio, ci siamo sempre noi, 4 fessi, 4 stracciaculi, ma che il referendum lo hanno vinto. A Roma, a questo maxi Romolo e Remo, andremo, io ci andrò a qualunque costo, perché il fronte nuovo, il fronte prossimo, lo annuncio a voi, lo dico a voi, sarà questo. Tanto per continuare. Grazie.